bello questo studio, grande, molto, lussuosissimo. Complimenti. Vuoi gli occhi di Joliet? Magari dopo. Dopo? Va bene, li lascio. Li lascio qua, teniamo gli occhi di Joliet qua a fissarci per tutto il tempo. Sì, ciao ragazzi. No, è carino, è carino, è carino. Ciao. Ti manca la televisione? No. Ora sì. Sei molto antipatica se dico di no. No, ma io sono... Non tanto. Cos'è che non ti piaceva più tanto della televisione? Che magari col l'ho tempo fatta per una vita, cioè credo 25 anni. Sì? Che non sono pochi. No. Sì. Poi avevo sempre freddo, anche adesso ho un po' freddo. Nello studio? Sì. No, non senti che era condizionata. Guarda, per me addirittura è poco. A me è capitato di andare a vedere questo genere televisivo in America ogni tanto. Andavo un po' a studiare, a vedere cosa succedeva. Lì tengono il riscaldamento bassissimo, freddo, perché dicono che il pubblico resta più sveglio se è freddo. No, io non potrei. Cioè, io già oggi ho molto freddo. Ah, vuoi una giacca? No, grazie. No, io volevo fare il... No, sai perché? Perché nella vita non mi vesto così. Nella vita calzettoni, il maglione. Certo, sì. E invece in studio devi stare ore. Un po' carino, così. Senza calze. Però hai fatto tanto, dicevi tu prima, 25 anni. Sì. Tanti anni, se dovessi dirmi la cosa di cui vai più fiera tra tutte quelle che hai fatto in televisione. Più fiera? Beh, due. Posso dirne due? Sì. Tempi moderni e le invasioni barbariche. Ah, ok, proprio in genere i programmi. Bellissimi programmi. Bellissimi programmi. Tu non eri ancora nato quando facevo Tempi Moderni. No, tutte e due. Sì, eri nato. Sì, sì, ma anche Tempi Moderni. Sì. Ti ricordo lo studio? Aveva un orologio nel logo? C'era un orologio nel logo? Sì, no, mi ricordo perfettamente. Ti seguo da tanto tempo, cara Daria Vignardi, non ti credere. Ti tengo d'occhio. Sì, ti tengo d'occhio. Allora, tra poco ti giuro che parliamo del libro. Prima però io vorrei capire questa storia che ho letto nel libro in cui sei rimasta chiusa per quante ore alla fine? 3-10 minuti. Sì, perché hai avuto paura che potesse durare di più. Poteva durare di più, alla fine sei riuscita a evadere. Era rassegnata l'idea di starci tutta la notte. Sì, sei rimasta... Allora, Daria Vignardi è rimasta chiusa dentro casa sua nella sua cabina armadio. Giusto? Sì. Sì, che sembra un po' la storia di Chiara Ferragni. Cioè, una roba... la Chiara Ferragni. Era grossa come la sua o era un po' più angusta? No, è piccolina. Era un po' più angusta. E nel libro racconti che, pronta al peggio... Ah, ma hai le foto? Ho le foto. Questa è la Righini. Sì, abbiamo le spie interne. Allora, può capitare di rimanere chiusi da qualche parte. Uno dice, vabbè, mi verranno a trovare. C'è del pessimismo, secondo me, in Daria, perché aveva iniziato a prepararsi il giaciglio per la notte. Ho detto, non si sa mai, potrei rimanere qua per tutta la vita. Ma guarda che non si apriva, quindi... Ma nessuno ti... Ma no, ero da sola in casa, i miei figli erano partiti. Sì. Nessuno mi avrebbe cercato fino al giorno dopo e quindi ero... Ti sei sentita un po' abbandonata? Sì. Sì, è vero. Cioè, ho pensato, se esco di qua prendo, non so, un badante o un Apple Watch o un fidanzato. Che mi aiuti, sì. In caso... Che se non mi sente per 3 ore mi venga a cercare. In casi come questi. A me la cosa che ha fatto più ridere è che c'era questo. Voi direte, che cos'è? Provate a indovinare. Madonna, anche le mie pantofole orrende. Si è fatta un vaterino, ha preso cos'era? Una scatola da scarpe, no? Era una scatola e l'ho foderata con quello che è un impermeabile. Sai, quelli da bicicletta enormi. L'hai dovuto usare? No. No, sei riuscita. No, non l'ho usato perché ho pensato, se sto qui tutta la notte, poi devo convivere con i miei rifiuti, cerchiamo di non usarlo. E poi alla fine sei riuscita a evadere da questa tua prigione, che in qualche modo si collega anche col tema del tuo libro, così scardinando la porta. No, in realtà no, ho provato, vedi, a fare un buco nel muro, ma cioè c'è il pezzo di cartongesso. Come l'hai fatto, scusami, con i tacchi delle scarpe? No, sai quelle aste con cui si prendono i vestiti? Ah, sì, con sì, quella sì, lì ho fatto quel buco. Poi con delle fibbie, delle cose, vedi che è tutta rovinata la... Sì, un lavoro fatto ad arte. No, poi alla fine, perché io non ho mai perso la speranza di farcela, anche se ogni tanto, proprio per rimanere lucida e in forza, mi sdraiavo sul mio giaciglietto, quello che hai visto, e stavo lì per riprendere forze. Sì. No, perché ti senti un cretino. Cioè, sì, un po' sì. Cioè, ti senti, secondo me, un po' anziano. Ma bravo. Vero? Ho detto, se esco da qua mi organizzo, sai, salva la vita Beghelli. No, per forza. Per mandare degli SOS a qualcuno. Perché ovviamente ero senza telefono, no? Cioè, vabbè, sì, quando succede, succede sempre così. Succede sempre così. Però, insomma, sei riuscita a uscirne. Dicevo, questa... Vuoi che ti racconti come sono riuscita a uscire? Ah, certo. Perché mi sento molto figa. Mi è venuto in mente, sai, i film americani dove aprono le porte con la carta di credito? Sì. Presente? Sì. Tac. Allora ho cercato se in qualche borsa avevo una carta di credito, non le avevo. Ho preso una fibbia più sottile delle altre
e con questa fibbia passando lì in mezzo, sai dove c'è quel coso che entra nello sprocco? L'intercapedine. In quel buchino dove entra l'altro coso. Sì, così, no? Sì. No, aspetta, no, l'ho fatto con l'ardiglione. Tu sai cos'è l'ardiglione? Però hai fatto così. Non esatto. Lo so. Sì. Avete presente la fibbia della cintura? Sì. Quel cosino. Sì. Quel cosino lì si chiama ardiglione. Sì. Quindi con l'ardiglione sono passata. Hai fatto schioccare la serratura. Che rumore è stato? Un rumore meraviglioso. Poi ho pianto. Addirittura. Certo, no, ma da sola a casa. Per fortuna, guarda, anche nel pubblico il mio socio Sgambati. Sì. Ciao Stefano. Per fortuna lui, cioè, era in circolazione, l'ho chiamato, è venuto ad abbracciarmi, abbiamo pianto insieme. Diciamo, questa chiusura forzata, dicevo, ci riporta un po' poi al motivo per cui siamo qui oggi. Per quello l'ho messo nel libro. Ogni prigione è un'isola, che è il tuo nuovo libro. È un libro molto interessante. T'ho visto che lo leggevi in vacanza, eh? Sì. Molto velocemente anche, devo dire. Sì. Si fa proprio leggere in maniera molto scorrevole. È molto interessante perché racconta sia un lato della nostra società che anche un po' un lato di te. Che non si conosce, cioè questa tua grande passione per le prigioni. Sembro pazza. Sembri un po' pazza, sì. No, non lo so, ci sono sempre state, quasi sempre, insomma, da quando ero ragazza, in qualche modo c'entravano con la mia vita e poi quando ci entri un po' per farci delle cose finisce che non ci esci più. Sì, beh, come sei entrata? Io mi ricordo, ho frequentato per un periodo un carcere giovanile, Beccaria, per un corso di lettura, in realtà, era un corso di lettura. Mi aveva molto colpito, io poi devo dire non sono andato avanti a frequentarlo. La primissima cosa è stata proprio per Tempi Moderni, che facevo delle interviste a un gruppetto di detenuti del penale, lunedì, poi le montavamo, che avevano a che fare col tema della settimana, poi il sabato quando andavamo in onda mandavo i 3 minuti che avevo girato con loro, quindi loro dicevano la loro opinione sul tema di cui... Ti ricordi che a Tempi Moderni parlavamo di Ai Tempi, che non era tipo il 98, omosessuali, vegetariani, sì. Tutte le cose un po' del cambiamento del secolo. Che avete iniziato a... Sì. E con loro si discuteva di queste cose e poi non ho più smesso. Beh, poi... frequenti ancora? Sì. Hai conosciuto detenuti? Li frequenti ancora? Ce ne sono di molto interessanti che raccontano sia la loro esperienza ma anche un po' la loro visione su come il carcere dovrebbe essere o non dovrebbe non è, esistere. O che non dovrebbe essere, sì. No, perché pare che proprio sia inutile. Pensa che il primo che me l'ha detto è stato un direttore di carcere, un grandissimo direttore che si chiama Luigi Pagano, che è stato il direttore di San Vittore per 15 anni, di tantissime altre carceri. Lui tra l'altro parla in napoletano stretto, io purtroppo non lo so fare, ci vorrebbe Rocco. Sì. E lui dice che non serve, sai che c'è una recidiva del 70%, sì, cioè sì, il 70% sì, delle sì, persone poi ci tornano. Delle 60.000 che ci sono avrebbe senso forse che ce ne stessero 6.000 su 60.000 che ci sono. Ma secondo te per una questione di persone che finiscono in carcere per piccoli reati, per piccolezze, per... Sì. Perché non si sanno difendere, perché sono molto poveri e quindi non hanno una difesa adeguata, perché sono magari veramente disgraziati, malati. Oggi il carcere è pieno di persone con problemi psichiatrici, persone appunto o migranti o molto povere o molto... un po' come fuori, adesso non ti voglio intristire. No, ma guarda... Però il mondo fuori è sempre più povero, il carcere somiglia molto al mondo, è proprio, anzi, uguale, e quindi anche dentro è più povero. Sì, nel libro racconti, se non sbaglio, il carcere di Bollate, che è uno dei rari esempi anche di carcere virtuoso. Quello che io conosco meglio, è San Vittore, poi ce ne sono tante, ma Bollate, diciamo, come dici tu, è più... È il cosiddetto carcere modello. Sì, ecco, perché leggendo il libro ci sono storie molto interessanti, storie e ragionamenti con i quali, anche da un punto di vista valoriale, è facile essere d'accordo. Mi rimane un po', e quindi però le cose non vanno bene, e quindi cioè sono risolvibili secondo te? In che modo si può migliorare? Ma guarda, un po', cioè si potrebbe sempre, anche perché le nostre sono tra le peggiori d'Europa, quindi... Insomma, anche prendere un esempio ogni tanto adesso. Sono paesi dove sono amministrate meglio. Da noi sembra proprio che la politica non solo se ne freghi, ma le usi per fare propaganda, minaspriamo le pene, buttiamo via la chiave, che non è una cosa che ci possiamo permettere. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannato un sacco di volte perché non ci sono le condizioni, diciamo, minime approvate in Europa per...
le detenzioni. All'estero la situazione è un po' migliore. In certi paesi sì. Non lo so, un altro aneddoto interessante che è venuto fuori dal libro è questa tua corrispondenza da ragazzina. Con Scotty, sì, quanti anni avevi? Sì. Non Jerry, Scotty, adesso vi diciamo chi è. È un detenuto nel braccio della morte in Texas. Scotty era detenuto nel braccio della morte e io avevo circa 25 anni, eravamo coetanei. Avevo trovato il suo indirizzo su un ciclostile in un centro sociale, non mi ricordo neanche dove. E avevo avuto questo stimolo di scrivergli. Ma per il fascino del criminale? Può darsi, sai, non so perché. Avevo avuto l'istinto di scrivergli e lui mi aveva subito risposto, era molto serio, era dentro da 10 anni, aveva commesso una rapina e insieme alla sua ragazza d'allora erano 2 tossicodipendenti, in quella rapina era morto un uomo. Lui poi mi aveva scritto che non era stato lui a sperare, ma la sua ragazza, però questo conta poco, era nel braccio della morte da 10 anni, ci siamo scritti per un po' di tempo, fino a che purtroppo non l'hanno ucciso. Certo. È stato molto triste. Ed è un po' partita da lì forse anche questo tuo... In realtà da ancora prima, perché quando ero ragazzina, sai, quando ero ragazza io erano gli anni 80, ti ricordi che insomma erano anni piuttosto hardcore, sì. E un mio ragazzo dei tempi era stato 2 mesi in carcere, quando stavamo insieme. Quindi insomma già... E tu frequentavi, andavi a trovarlo? Frequentavi no, il carcere? No, si poteva. Perché sempre nel libro si racconta allora di un po' di leggende metropolitane legate al carcere, tipo il famoso portare le arance non in carcere. Non si può, tu puoi, le devi aprire, dividere in spicchi, mettere dentro un contenitore e le puoi mettere nel pacco settimanale. Però sì, vengo a trovarti in carcere, ti porto le arance. Non si fa. No, ci sono tante storie molto interessanti, storie che riguardano le prigioni e poi, come il titolo lascia trasparire, anche le isole dove tu vai per scrivere di base. E una delle cose che mi sono portato via è aver fatto la conoscenza con i tiri. Sapete cosa sono i tiri? Meglio per voi. Sono questi, i tiri che infestavano casa di Daria quando stava per scrivere. Sono delle lucertole che si sono mangiate un cane. Sono delle lucertole giganti. Ho convissuto, perché sì, nell'isola ci sono, non moltissime, ci sono molte più lucertole. Però in una casa che ho affittato, una casetta di pietra lavica, c'erano parecchi tiri che entravano in casa e sono, come vedete, delle specie di anguille corte con le zampette che si muovono strisciando, sì. E averli in camera da letto non è bello. Però grande aplomb, no. Mi sembrava di... Ma insomma, sì, moderato, sì, passavo la giornata, avrei dovuto scrivere, ma è stato... A controllare, si passavano sui piedi. Costruivo delle barriere per non farli entrare, no, è stato impegnativo. Però sei ingegnosa, barriere, cosini qui per uscire dalle cabine armadio.